Desalto cerca sempre di aggiungere una particolare nota tecnica che può riguardare le finiture, ma può riguardare anche la tecnica con cui è costruito un prodotto. In questo caso l'importanza della collezione Cocky Wire è legata a una costruzione molto semplice che potesse permettere al prodotto di essere finito con diversi tipi di verniciature o di galvaniche. Questo è molto importante perché la collezione in desalto deve sempre creare un legame con tutto il resto dei prodotti che vengono presentati e quindi è importante che tutte le finiture di tutti i prodotti possano essere intercambiabili. È importante per il cliente desalto avere questo tipo di continuità, un prodotto che funziona e che viene sviluppato poi nei vari ambienti. Due dettagli importanti di questa collezione sono il cuscino in poliuretano, che va bene sia per indoor che per outdoor, si fissa alla seduta senza necessità di bloccare perché è autobloccante, anche questo perfetto sia per l'outdoor che per l'indoor, non ha fissaggi particolari, ma si blocca completamente alla sedia solamente spingendolo contro la parte metallica. In pratica il materiale è talmente morbido che si fissa alle stecche della seduta e la rende, diciamo, più confortevole e toglie la sensazione, diciamo, del rigido che crea il metallo. L'altra nota è il pezzo, diciamo, nuovo che si aggiunge alla collezione di Cocky Wire, che ha il sedile in cuoio. Il sedile in cuoio si lega benissimo alle nuove finiture che sono state inserite, fatte da galvanica, quindi finiture adatte per l'indoor, quindi il nickel, l'oro, il cromo, e l'abbiamo combinata con il cuoio. Storicamente la Desalto ha sempre avuto dei prodotti in cuoio e quindi abbiamo deciso di dargli un maggiore comfort, una maggiore grazia alla sedia anche con questo materiale. La collezione è già piuttosto completa, nasce dalla sedia e poi è venuta naturale la derivazione, diciamo, nella parte lounge, quindi per creare uno spazio ospitalità, e poi anche negli sgabelli. Gli sgabelli sono in due altezze, una versione più legata alla misura della cucina e una versione più alta per i banconi bar, perché Desalto porta avanti tradizionalmente proprio il principio della qualità e delle lavorazioni storiche. Il metallo è un materiale sempre presente, quindi questo legame con la storia è molto forte in Desalto. Poi si cerca sempre l'evoluzione nella tecnologia, nei nuovi materiali, nei materiali ecosostenibili, però fondamentalmente la storia si lega sempre molto bene, sia per i processi produttivi, sia per i dettagli che questa storia, diciamo, ben consolidata in Desalto c'è. Noi siamo uno studio molto, molto tecnico, ci piace affrontare temi complessi, parliamo molto dei progetti prima di cominciare a disegnarli e questo credo sia una delle note che ci ha legato negli anni.